Amici di Noi Consanguini che oggi ospitiamo nella nostra sede, con i quali sicuramente avremo modo di percorrere insieme diversi sentieri, diverse strade, diverse battaglie che ci vedranno probabilmente l'uno a fianco all'altro, perché condividiamo una serie di valori, di principi che sicuramente fanno parte del DNA della nostra formazione politica. Quindi per questo vi ringrazio anche di essere qui a casa nostra oggi. Lo scopo della conferenza stampa, ve lo dico chiaramente, è un po' polemico. Questo è il mio pensiero personale, perché ritengo che nonostante la gravità della situazione, cioè nonostante i rilievi che la Corte dei Conti fa nella sua delibera, non ho sentito il clamore adeguato, il clamore necessario, assolutamente indispensabile, che si sarebbe dovuto sollevare in questa città. E non riesco a spiegarmi come sia possibile che, a fronte della gravità delle affermazioni e delle censure, dei rilievi che la Corte dei Conti, non noi, attenzione, né noi con Salvini e nemmeno il Movimento Nazionale che rappresentiamo in questa sede. Sono rilievi che fa la Corte dei Conti, sono 37 pagine, forse un po' noiose da leggere, ma mi sarei aspettato che la stampa, lo dico non come un rimprovero, per carità, non sto a insegnare il mestiere a nessuno, ma mi sarei aspettato che la questione, la gravità della questione venissero sollevate in maniera più adeguata, appunto alle enorme gravità che abbiamo dovuto registrare. Guardate, anche perché a questo punto io dico, qua si rischia di continuare a prendere in giro i regimi. Perché a fronte delle affermazioni continue, degli slogan vuoti che ascoltiamo da parte di questi amministratori, da 3 anni in questa parte, che ci continuano a parlare di bilancio trasparente, che ci continuano a parlare, se ricordo bene, di primo bilancio degli ultimi 20 anni, che si possa dire, come dire, legale, che si possa dire trasparente, il primo bilancio buono da parte del comune di Reggio Calabria negli ultimi 20 anni, registriamo e poi forse a memoria mia, a memoria d'uomo, dei rilievi così gravi, così pesanti da Corte dei Conti, forse non li ha mai fatti. Ok? Quindi, ripeto, non è un rimprovero, è soltanto un invito a rendervi conto della situazione. Andate a spulciarvi la relazione, ma poi i dati tecnici vi aiuteranno moltissimo, il collega Franco Germano vi aiuterà moltissimo in questo senso. E solo per fare un esempio, perché io di dati non parlerò, lascio poi a chi ha studiato la relazione meglio. A mero titolo di esempio, vi chiedo, abbiamo sentito, ci hanno raccontato per tanti anni che esisteva un buco di bilancio. Noi sappiamo che non è così, probabilmente la sapete anche voi. Quella cifra enorme che ammontava a 694.000 euro rotti, milioni, scusate, rotti, erano, a sentire la sinistra, che hanno fatto il lavaggio del cervello a tutta la città, era un buco di bilancio. I commissari, la Corte dei Conti stessa ci hanno detto che non era così. Ma se noi fossimo come loro, vi dovremmo dire che oggi quel buco di bilancio, quel buco di bilancio poi non è, ma si tratta esclusivamente dei residui passivi, ammonta a 740.000, a 740 milioni, quindi è aggravato, nonostante in questi anni ci siano stati degli interventi per sanare il bilancio del comune, ci siano stati degli importanti interventi che poi vi illustrerà Franco Germano. Quindi qua stiamo parlando di un buco di